tutti, oggi nuovo video e questa volta vorrei mostrarvi tutte le borse che mi stanno piacendo di più nell'ultimo periodo. È un video che mi avete richiesto tantissimo, veramente, e ve ne avevo già fatto uno, mi pare che fosse durante l'estate, quindi sicuramente da quel momento ad oggi le borse si sono aggiornate, perciò era venuto il momento di farlo. E oltretutto ho alcune new entry che non vedo l'ora di farvi vedere. Molte delle borse che vi mostro comunque le avete viste sia nei miei video outfit che probabilmente nei video mi preparo con voi, insomma, molte le avrete già viste, però sicuramente in questo video sono tutte concentrate insieme. E per quanto riguarda le altre mie borse, se non avete visto il video precedente a questo, che ormai risale a un sacco di mesi fa, ve lo lascio linkato sia nell'info box che qui, così potete andare a vedere le altre borse. Non ve le mostro tutte perché sennò non finiamo più. Per prima cosa volevo farvi vedere l'ultima arrivata, quindi una new entry, che più che essere una borsa invernale diventa già quasi una borsa primaverile, e vedrete perché il colore è questo qui, quindi questo azzurro Tiffany, che però secondo me va bene in qualsiasi stagione. Infatti ho visto che anche la Liu Zhou con le nuove borse ne ha fatte diverse in questo colore, e questo qui è veramente un azzurro verde Tiffany stupendo. La borsa è fatta in questo modo, quindi simile, inspired diciamo all'Antigona di Givenchy, che però ovviamente io non posso permettermi, quindi diciamo che mi accontento di queste borse inspired che mi piacciono tantissimo. Tra l'altro è molto comoda perché io la porto sempre così, ma in realtà volendo ha anche la sua tracolla che si attacca, e quindi diventa ancora più comoda perché potete portarvela anche in spalla. E questa qui la trovo stupenda. È vero che il colore è molto chiaro, però stiamo andando verso la primavera e in ogni caso è un tipo di tessuto che non si sporca o comunque è facilmente lavabile nel caso si segnasse, perciò la sto utilizzando tantissimo. Nell'ultima settimana ho messo solo questa. Mi sono dimenticata di dirvi che nell'info box trovate anche tutto quello che indosso, quindi rossetto, abbigliamento, quindi tutto quello che vedete nel video e che non vi dico lo trovate qui nell'info box, e delle borse che riesco vi metto anche i link per andare a reperirle direttamente sul sito. Altra borsa del momento, super pesantissima, la mia Amélie di Liu Zhou, che vi ho già mostrato infinite volte, ormai la conoscete a memoria. Questa borsa carinissima con il suo specchietto, anche questa può essere portata sia coi manici che a tracolla. Tra l'altro ve l'avevo mostrata nel video cosa c'è nella mia borsa, e io non ho mai capito perché questa borsa pesasse così tanto, e alcune di voi mi hanno risolto il mistero perché mi hanno detto che proprio le borse di Liu Zhou pesano un sacco perché proprio già di loro sono pesanti. Ecco, io non so perché le facciano così pesanti, perché sono delle borse carinissime, però effettivamente le trovo molto più pesanti di tutte le altre che ho. Vabbè, questa qui era solo una piccola parentesi e volevo ringraziare le ragazze che mi hanno, come al solito, delucidato queste cose. Voi ne sapete sempre una più di me. Poi ho questa borsa che è quella di Coccinelle, questa qui nera con i profili con la cerniera e la pelle blu, quindi pelle nera e blu scuro, e ha davanti questo bellissimo pendente. Adoro le borse che hanno i pendenti, e come vedete adoro le borse che si portano così, sono abbastanza fissata. Anche questa in realtà può essere poi portata a tracolla, ma le porto rarissimamente a tracolla, proprio sono rari i giorni in cui ho voglia della tracolla. E questa qui ve l'avevo anche questa già mostrata nel video degli autoregali di Natale, è stupenda, anzi forse era nel video dei saldi, non mi ricordo più, in ogni caso è questa qui ed è veramente stupenda. È una borsa super invernale, ma va bene anche per la primavera, è una borsa più che altro super elegante secondo me. Sempre un'altra borsa molto molto elegante secondo me è questa qui, che è questa borsa in finta pelle nera con questo simil pitone, quindi questa fantasia simil pitone, molto molto semplice, ha la sua cerniera che si chiude così. E all'interno, tra l'altro, mi piace tantissimo perché ha questo interno arancione, quindi in colore in contrasto, che è bellissimo. Questa è un po' piccolina rispetto alle altre, infatti la utilizzo principalmente più volentieri la sera perché comunque metto dentro meno cose. Ancora un'altra borsa nera, ed è questa qui che vi è piaciuta tantissimo, che avevo in un Mi Preparo Con Voi, vi lascio il link perché non mi ricordo quale fosse, ed è questa borsa sempre in simil pelle
con davanti questo disegno di ton sur ton, però similfiorito con tutte queste greche. È molto carina questa borsa, costa pochissimo perché costa intorno ai 20 euro in saldo addirittura. Comunque mi pare che costasse 25 a prezzo pieno e forse 20 o 19 in saldo. E l'ho presa da Segue, è molto carina perché è fatta tipo a cartella e si chiude con i bottoni automatici. Non è spaziosissima, ecco l'unica pecca. E questa qui si porta solo con la sua tracollina. Un'altra cosa che ho da farvi vedere di questa borsa è che all'interno c'è il portafoglio incordinato, nel senso che io ho voluto prendere tutti e due perché mi piaceva tantissimo questa fantasia e essendo in saldo avevo paura che non l'avrei più trovata nella nuova collezione. Il portafoglio è molto carino, l'unica cosa è che non è troppo capiente, quindi non lo sto utilizzando tantissimo, però la fantasia mi piace tanto e mi piace il fatto che sia nero perché soprattutto la sera vado a utilizzare più volentieri un portafoglio nero piuttosto che il mio rosso che è sparaflesciante. Per finire, un'altra borsa che vi è anche piaciuta tantissimo nel video in cui l'ho indossata è questa borsa beige che io adoro veramente. È fatta a cartella e ha anche la sua tracollina, anche in questo caso, e praticamente i bordi, diciamo, che fuoriescono possono anche essere inseriti all'interno della borsa. Adesso non riesco a farvelo vedere, ma un attimo e ce la facciamo. Quindi può anche diventare una cartella proprio e diventa ancora più spaziosa quando chiudete i bordi laterali. Questa qui mi piace tantissimo, un altro colore passepartout e poi mi piace il fatto che sia in pelle e in simil suede, quindi in simil vellutino qua sui lati. Una borsa fantastica e so che infatti in tantissime mi avevate fatto i complimenti quando l'ho indossata nell'ultimo Mi Preparo con voi. Quindi queste erano tutte le mie borse preferite dell'ultimo periodo. Fatemi sapere quali sono le vostre, se avete qualche borsa carinissima da consigliarmi. So che in tanti mi avete parlato di quelle di Twin Set, però non ho ancora avuto modo di vederle in negozio, quindi non mi sono ancora fatto un'idea in merito a quelle borse. In ogni caso, diciamo che sono abbastanza fornita. Spero che questo video, visto che me l'avevate richiesto in tantissime, sia stato all'altezza delle aspettative. In ogni caso, come al solito, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!